Il Tribunale di Nocera Inferiore potrebbe rappresentare nella giustizia campana una sorta di oasi felice, ed invece la struttura continua a subire le problematiche legate alla scarsità dei mancati interventi a favore di un riassetto del personale amministrativo e con le lungaggini dei processi che sono determinate sempre più dall'aspetto della carenza, della mancanza di pubblici ministeri e giudici. A margine dell'assemblea dell'Associazione Nazionale Forense del Tribunale di Nocera Inferiore se ne è discusso tra i relatori intervenuti, che sperano in un futuro diverso fatto di interventi immediati, mirati e determinati. E purtroppo è anche questa una delle problematiche principali, la mancanza di la possibilità di dare una risposta adeguata per mancanze di risorse. Cosa voglio dire? Voglio dire che essendo alta la mole di lavoro, spesso purtroppo bisogna essere un pochino, correre evidentemente, non si può dare il dovuto apporto in termini intellettuali al lavoro che si svolge. La verità è che Nocera Inferiore è stato da sempre, anche da prima che diventasse sede del Tribunale, ed era semplicemente sede di Pretura, un grosso laboratorio di idee. Le pronunce del Tribunale, prima di Pretori, Nocerini e poi oggi al Tribunale, sono spesso pubblicate sulle nostre riviste di carattere specialistico. In realtà il Tribunale di Nocera Inferiore, così come un po' tutti i piccoli tribunali, subisce la sorte dei primi candidati e dei primi magistrati che vengono qui pieni di voglia di lavorare, di mettersi in mostra, e che una volta raggiunta una loro quadratura cercano magari una sede diversa, una sede più grossa come Salerno o addirittura una corte di appello, come peraltro è capitato a qualcuno dei colleghi più di recente.